Dolce messaggio di Nostra Signora di Emisburg a Gianna Tallone Sullivan. In questo terribile momento chiamate il vostro angelo custode, eh? La Madre Celeste ci ricorda quale sia il ruolo importante dell'angelo custode, che può guidarci, soccorrerci, aiutarci nei momenti più bui della nostra vita e ultimamente nel mondo. Momenti di questo tipo ve ne sono tanti dappertutto. I cuori della gente sembrano essersi induriti moltissimo e non è assolutamente facile sentirsi sereni. La Santa Vergine che appare a Emmitsburg in America, alla veggente americana Gianna Tallone Sullivan, dice che il male non può esistere nella purezza della sua luce, intendendo con sua luce quella del Signore Dio Onnipotente. Un'affermazione che ci conforta molto. Leggiamo il messaggio. Miei cari figlioli, sia lodato Gesù. Desidero che tutti i miei figli siano sicuri, protetti e liberi. Cercate sempre rifugio nel mio cuore immacolato, nel sacratissimo cuore di mio figlio e sotto il mio sposo, il mantello del vostro padre spirituale San Giuseppe. Avanzate sempre nella sua luce. Il male non può esistere nella purezza della sua luce. Chiedete ai vostri angeli di vegliare su di voi, di guidarvi e di aiutarvi ogni giorno per proteggervi da qualsiasi scandalo. Cercate un buon consiglio che vi aiuti a maturare spiritualmente. Un tempo le atrocità anormali venivano viste come un comportamento non anormale. Ora questo movimento mondano e i comportamenti anormali sono visti come normali. Credete e cercate la verità. Siate misericordiosi e gentili, siate lenti all'ira e attenti nel parlare. Non indulgete in conversazioni inutili o poco caritatevoli che portano ad azioni o pensieri peccaminosi. Siate puri e cercate di essere santi. Lo Spirito Santo vi guiderà nel dono del buon consiglio. Questo grande dono dello Spirito Santo vi permette di valutare rapidamente le azioni da intraprendere, non solo nelle situazioni difficili, ma anche nei rapporti quotidiani. Unitevi a me, figlioli, nella preghiera affinché tutti i miei figli tornino a Dio, ad amarlo e a rispettarlo. L'amore esiste solo nel suo regno. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.